Procediamo per la presentazione. Consiglieri, assente 3 e una presidente, quindi il numero legale ci permette di iniziare il consiglio. Lenci, assente giustificata per motivi di malattia. Allora, intanto come scrutatori e base tutti, Benassi, Carrus, Tanotta. I soggetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione al tavolo della Presidenza. Comunico che sono pervenute due mozioni, l'articolo 58, riguardante il centro sociale anziani di San Giovanni. Tutte e due sono stesso argomento, io acquisisco alla fine, dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, discutiamo di queste due mozioni. Allora, procediamo per l'ultimo del giorno. Prima di... Ci sono? Allora, Benassi, Campus da Notte. Prima di passare alla discussione, presentazione e discussione del primo punto all'ordine del giorno, comunico al Consiglio che l'ordine del giorno che era stato predisposto dalla Commissione delle Rette viene trasformato, ai sensi del regolamento, in mozione. Quindi la parte deliberativa, c'è scritto il Consiglio del Municipio, come se aderisce la campagna, così, si trasforma in, ripeto, nel rispetto del regolamento, sottoscritto dai firmatari, impegna la Presidente Municipale ad aderire, quindi resta tale quale tutto il dispositivo. Grazie. Allora, passiamo al primo punto, chi è che presenta questa mozione? Parere di lotti, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Sì, la mozione, l'ordine del giorno trasformata in mozione che abbiamo presentato come commissione delle lette, la presento in qualità di presidente della commissione, chiede in realtà sì di aderire a un progetto che si chiama Progetto Noi Sì, che rientra in una campagna della Commissione delle Rette Capitolina, a cui però, ci tengo a sottolineare, hanno dato un forte e decisivo contributo alla partecipazione dei municipi. La stessa Presidente della Commissione delle Rette Capitolina ha convocato diverse riunioni nella sua sede, in cui i municipi si sono fatte parte attiva e proponente delle diverse iniziative che ci saranno in questi giorni in occasione della Festa Internazionale delle Donne, cioè in occasione della giornata dell'8 marzo. Anche noi come municipio abbiamo partecipato a questo tavolo e abbiamo deciso
di presentare come Commissione delle Lette, in questa occasione, in questa aula, mi permetto di fare anche un ringraziamento per il lavoro che, diciamo, ognuna il contributo che ha messo a disposizione per portare, diciamo, un contributo ulteriore che è stato quello di inserirci in questa campagna capitolina con un concorso rivolto agli istituti superiori e ai centri di formazione professionale del nostro territorio con un diciamo un titolo significativo: quando la parola diventa uno schiaffo, la violenza sulle donne passa anche attraverso il linguaggio. E, diciamo, quello, l'obiettivo che si pone questa campagna è quello di cercare di capire quali sono e fare una riflessione a partire proprio dalle giovani generazioni le cause della violenza sulle donne, proprio a partire dal linguaggio che spesso si usa. E purtroppo i recenti fatti di cronaca ci dicono che è proprio tra le giovani generazioni, all'interno delle scuole, che si sta creando, si creano e si presentano degli episodi, diciamo, pericolosi, perché proprio quel linguaggio che troppe volte magari viene sottovalutato si traduce invece in una violenza fisica successiva. È questo, diciamo, l'interrogativo che ci siamo poste come commissione, cercando di interrogare direttamente gli studenti delle scuole superiori, facendo anche attenzione, diciamo, a chi era, ci rivolgiamo a quelli fino al terzo anno, proprio per evitare che si creino, diciamo, delle concomitanze con lo studio, per esempio, della maturità, e nello stesso tempo però gli chiediamo di spiegarci con le loro parole che cosa significa violenza sulle donne. E semmai hanno percepito che un linguaggio e come loro si rapportano tra pari all'interno della stessa classe, tra amici, ci possa essere un approccio, diciamo, alterato che possa trasformare, appunto, quella violenza verbale in una violenza fisica. Questo, ripeto, rientra in questa campagna che oggi, tra l'altro, vedrà è arrivato un invito a tutte le lette, ma io direi che a tutti gli eletti, diciamo, di Roma, proprio perché il Campidoglio oggi farà un consiglio in cui si discuterà del tema della violenza e credo che sia uno strumento fondamentale, perché se si pensa oggi che sia un problema superato, purtroppo i fatti all'ordine del giorno ci dicono che non è così, anzi sembra che sia un problema sempre più culturale, sempre più politico, e le istituzioni hanno il dovere di dare delle risposte, e credo che sia, diciamo, un ottimo esempio, diciamo, anche un po' innovativo, perché non so se negli scorsi anni e nelle precedenti amministrazioni sia avvenuto. Quindi, diciamo, è per questo che abbiamo deciso di impegnarci, perché poi sarà un lavoro faticoso, insomma, valuteremo anche gli elaborati, anche che intervengano con un DVD o con una canzone, una composizione musicale, insomma, abbiamo dato libertà di scelta agli studenti, e sarà per noi un lavoro per cercare di darci delle spiegazioni di fronte ad un interrogativo, perché la poniamo in termini interrogativi: la violenza sulle donne passa anche attraverso il linguaggio, e speriamo, diciamo, di adoperarci in quelle iniziative, quelle serie di attività che già in quest'aula all'unanimità avevamo votato con la mozione del 3 ottobre del 2013. Io spero che questo sia un cammino che venga accolto anche da parte dei miei colleghi consiglieri uomini, perché penso che l'altro grande sforzo sarà quello di far capire prima di tutto all'uomo che il problema sulle donne, della violenza sulle donne, non è un problema delle donne, ma un problema degli uomini. Grazie. Grazie a lei, consigliere De Forti. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Rossi, prego. Allora, noi siamo molto favorevoli a questa iniziativa e anche all'adesione al progetto, soprattutto perché in questo municipio coinvolge i giovani delle scuole. Inoltre auspichiamo che i problemi delle donne e di tutti coloro che a diverso titolo soffrono di situazioni di disagio siano presi seriamente in considerazione a tutti i livelli istituzionali, non solo in giornate dedicate come l'8 marzo. Oggi le persone sono sole, e a questa solitudine contribuisce in maniera sempre più pesante il muro di gomma che sono le istituzioni.
La paura del diverso, le guerre fra poveri, a tutela di un diritto, le violenze di genere si acuiscono quanto più la crisi della società aumenta. Una crisi che prima di essere economica è sociale. Non c'è più solidarietà e non c'è più lo Stato che sembra diventato la roccaforte a difesa delle lobby. Ma le istituzioni più vicine al territorio, come siamo noi, spero non siano prigioniere di questa logica, perché è da qui, dal territorio, che si deve ricominciare a far politica con la gente e per la gente, per restituire un po' di dignità alla vita delle persone che vivono in questa città. È quello che stiamo cercando di fare con la Commissione delle Elette, abbiamo cominciato bene, mi auguro che continueremo così. Grazie. Grazie, consigliere Lozze. Consigliere Cerconi, prego. Buongiorno a tutti. Io sono molto contenta di quanto fatto dalla Commissione delle Elette, che inizialmente, diciamo, non era partita forse con il piede giusto, e ci stiamo riprendendo. Quello che mi preme dire è che abbiamo proposto, diciamo, queste, sia il concorso che aderire alla campagna Noi Sì, in virtù dell'8 marzo, ma l'8 marzo è una data simbolica. E questo noi, il percorso che abbiamo iniziato, dobbiamo continuarlo tutto l'anno. L'8 marzo è un po', permettetemelo di dire, un po' una data che abbiamo commercializzato, serve più per comprare le mode che per ricordarci di quello che effettivamente succede e di come è nata effettivamente la testa della donna. Quindi quello che io oggi mi auguro, e credo che nella Commissione delle Elette stiamo portando avanti e facendo abbastanza bene, è che l'8 marzo sia tutti i giorni e non sia solamente una frase retorica, ma sia qualcosa di concreto. Grazie mille. Grazie consigliera Cercone. Consigliera Trevisci, prego. Allora, io anche ovviamente siamo favorevoli a Forza Italia e ovviamente faccio i complimenti alla Commissione, alla Presidente per come abbiamo svolto il nostro lavoro e a tutte le elette ovviamente che abbiamo portato, secondo me, un bellissimo progetto per riuscire a far capire ai ragazzi d'oggi cosa vuol dire rispetto, sia uomo che donna. Speriamo di riuscirci almeno a farlo questo. Grazie. Grazie consigliera Tredicina. Altri interventi? Consigliere Tupino, prego. Vado da Madrona. Allora, chiaramente siamo molto favorevoli a questa mozione e volevo fare una riflessione e condividerla perché sento che qualcuno deve farla e me ne assumo volentieri la responsabilità. Anzitutto, chiaramente, è un problema, sento di dire che non è la violenza sulla donna un problema dell'uomo, essendo un problema culturale, giustamente con questa mozione, con questa iniziativa, lo si affronta come un problema culturale, è un problema delle relazioni e dei ruoli sociali che si stabiliscono tra uomo, donna e oggi si potrebbe dire anche tra uomo, donna e altri generi, no? Lo dico apertamente, no? Perché altri generi, perché questo sta anche avendo, diciamo, accesso a riconoscimenti giuridici, quindi io, allora, siccome il problema è delle relazioni reciproche, è giustamente un problema culturale di tutta la società, non dell'uomo. Proprio per questo è importantissimo anche rilevare quella forma di discriminazione estremamente grave, su cui io non smetterò di, diciamo, di assumermi la responsabilità di pronunciarmi, che è le varie quote rosa, sia al Parlamento, sia nelle varie tutte forme elettorali, che costringono le donne in questo ghetto, in quest'arca di Noè dei posti obbligati, come se fossero in via di estinzione, quando questa è una forma di discriminazione di genere estremamente svalutante per entrambi i generi. Detto ciò, perché questa è una riflessione culturale su questo, è una riflessione sulla cultura che stiamo, perché ogni volta che andiamo a costruire queste arche di Noè diventano la giustificazione culturale per continuare a fare altre forme di discriminazione laddove non c'è la tutela.
questa è la mia riflessione. Chiaramente l'atteggiamento sulla mozione è estremamente positivo, proprio perché invita ad una riflessione a partire anche dai linguaggi, linguaggi che poi diventano giurisdizione quando si affermano come cultura, e diventano anche questo, diventano anche le quote rosa. Grazie. Grazie, consigliere Tutino. Consigliere Lancia, prego. Buongiorno a tutti. Volevo rispondere anche al consigliere Tutino. Oggi, questo 8 marzo, io non l'ho mai considerato una festa, ma oggi lo considero una festa, perché in questi ultimi 40 anni le donne hanno fatto dei passi avanti straordinari. Quando io ero ragazzina, uscire da sole con le amiche era vietato, non esistevano donne vigili, non esistevano donne poliziotto, alle donne erano precluse la carriera di chirurgo e via dicendo. Le donne hanno fatto passi straordinari e proprio grazie invece al doppio voto che c'è stato al Comune, hanno fatto passi straordinari anche in politica. Perché per le donne è difficile usare gli stessi tempi della politica, perché le donne oltre alla politica hanno i figli, hanno la casa a cui badare, hanno anche un lavoro e quindi non hanno spesso tempo nel modo di inserirsi negli schemi ancora maschili della politica. Quando abbiamo cominciato negli anni 70 con il movimento femminista, noi chiedevamo dei tempi, che la politica adattasse i suoi tempi a quelli della vita quotidiana delle persone, che non sono solo femminili, sono anche maschili. Invece la politica purtroppo ancora funziona con dei tempi completamente maschili. Quindi io credo che oggi sia un grande giorno di festa, sono a favore delle quote rosa perché è l'unico modo per modificare le cose, e lo vediamo qui, perché nel precedente consiglio municipale dell'ex nonno le donne erano due, oggi siamo molte di più e si vede, e quindi sono felice di questo concorso, sono felice che la commissione delle elette abbia portato a compimento questa cosa, e credo che faremo un ottimo lavoro nel proseguo di questa consigliatura anche rispetto ai tempi delle donne e alle loro necessità nel municipio. Grazie. Grazie, consigliere Lancia. Altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri, grazie soprattutto alle consigliere e al Presidente della Commissione che porta nelle scuole questo progetto. Si parte da lì, per questo ritengo che è importante. Inizia da lì, a volte dal bullismo, alcune manifestazioni che dovremmo assolutamente invertire. Quindi plaudo a questa iniziativa e a questa manifestazione d'orgoglio che è importante per le scuole del nostro municipio, ma per tutti i cittadini e per tutte le cittadine. Quindi sollecitiamo assolutamente la partecipazione di tutti i nostri ragazzi attraverso qualsiasi progetto. Citava prima anche con la musica, anche con l'arte, anche con la pittura, tutto quello che può divenire uno strumento per veicolare questo schiaffo di parole, per me è importante. Quindi grazie, e sono anch'io favorevole alle quote rosa, per cui non disdegno l'operato fatto su qua. È vero che avevamo solo due donne nella precedente consigliatura, e questo è un consiglio in cui l'aspetto migliora senz'altro la qualità di tutto quello che si può fare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Latrota, prego. Buongiorno a tutti. Prima di stare a voi e torre, ma intervento di nuovo la Diva Roma. Allora, io mi congratulo per il lavoro svolto dalla Commissione dell'Ente e mi associo a quello che ha detto la consigliera Cerconi, perché che non venga realizzato mai il vero senso della festa delle donne, viene da molto lontano, se non erro dal 1908, e magari nel tempo qualcuno se ne è sposato in una maniera, in un'altra, qualcuno ha cercato di trasformarla, però nel cammino si è perso veramente qual era il senso della festa della donna. Io mi auguro che questa iniziativa, andata da questo municipio, sia un'iniziativa forte, che magari venga sposata anche in altri municipi, perché
effettivamente è una cosa buona sapere i ragazzi cosa ne pensano sulla carenza delle donne, i ragazzi in questo momento pare che le più penalizzate siano le donne, è vero, perché purtroppo come sta succedendo non si riesce a capire qua, da prima adesso non ci stanno più le classi rinnegate, ma qua si vede che si ammazza, proprio l'ultimo ieri, proprio per ammazzato una ragazza con i figli, addirittura, quindi la violenza sta diventando ancora più forte e più drammatica. Quindi io mi auguro che questo sia un segnale un po' per tutti. È vero che è un granello di sabbia, questo è tutto quello che sta succedendo in tutto il mondo, però mi auguro che questo granello di sabbia venga raccolto da tutti quanti e sia un segnale buono, un segnale che ci aiuta veramente a ricordare perché è nato l'8 marzo. Perché quelle 129 donne vengono ricordate ogni anno e perché vengono ricordate tutte quelle donne che subiscono violenza e purtroppo oltre a loro ci vanno di mezzo anche i figli e tutta la famiglia in generale. Pertanto mi congratulo nuovamente con la Presidente della Commissione delle Rette che ha svolto un ottimo lavoro e a tutti quanti i consiglieri donne, purtroppo non ci abbiamo una Commissione degli Eletti, io mi farò promotore, mi parlo perché anche noi ogni tanto siamo violentati, specialmente all'interno di questo consiglio, però cercheremo di andare avanti, sto cercando di stabilizzare un po'. Buon lavoro e grazie. Grazie consigliere Patodola. Se non ci sono altri interventi passiamo a dichiarazione di voto. Allora, dichiarazione di voto. Chi vuole fare dichiarazione di voto? Se non ci sono passiamo. Consigliere Lancia, prego. Partito Democratico la favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? È approvata all'unanimità dei presenti con 22 voti favorevoli. Grazie. Allora, passiamo al secondo punto, l'ordine del giorno, sempre un atto predisposto dalla nostra commissione permanente, sezione 21, che riguarda la giornata del ricordo. Chi è che presenta l'atto? Presidente della commissione, la Taga, prego. Grazie Presidente, consiglieri, cittadini intervenuti. Sarò molto veloce, questa mozione che proponiamo oggi all'approvazione del Consiglio è un altro atto che ci allinea alle leggi nazionali, in particolare alla legge 92 del 2004 che istituisce il giorno del ricordo in memoria delle tristi e drammatiche vicende avvenute nel confine orientale a cavallo della seconda guerra mondiale, in particolare delle vittime delle foibe. In questo testo, ovviamente dopo una veloce spiegazione di quello che si vuole commemorare, la Commissione e in qualche modo quindi spero tutto il Consiglio ha inteso esprimere una piena solidarietà verso tutte le popolazioni che hanno sofferto e soffrono il dramma del sacrificio, della discriminazione, della deportazione e dell'esilio per ragioni socio-razziali, politico, religioso ed etnico. E ovviamente una totale condanna, ripeto, totale condanna degli atti tragici e odiosi accaduti in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, anche in considerazione della
numerosa comunità Giuliano Dalmata che vive tutt'oggi insomma, nella nostra città, quindi anche se sono eventi che possono sembrare un po' lontani nel tempo e tutto sommato anche nello spazio, forse avvenuti insomma, nella nostra nazione, ma qualcuno potrebbe pensare, io per primo l'ho detto, che certamente sono questioni che potrebbero sembrare poco legate alla città di Roma, ma in virtù di questa comunità invece di parenti e discendenti delle vittime, delle quali ci è sembrato giusto e ci è sembrato, questo credo sia corretto, sottolinearlo innanzitutto per proposta del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia che aveva proposto una mozione che anche qui insomma per fare giustizia è stata poi modificata, quindi forse non risponde pienamente al 100% degli intenti del gruppo di Fratelli d'Italia, ma è stato fatto un lavoro insomma, di concertazione tra tutte le parti politiche. Io vorrei ringraziare tutti i commissari della commissione che hanno partecipato alla discussione, che è stata in alcuni momenti anche piuttosto vivace, ma credo che laddove c'è passione, laddove c'è interesse per alcuni argomenti, poi forse si possa anche un pochettino andare un po' al di là nei toni e nei modi, ma penso che questo appunto sottolinei quanto poi uno ci tenga a determinati temi e ad alcune questioni. In conclusione, dobbiamo commemorare quindi la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e soprattutto dell'esodo di centinaia di migliaia di italiani appunto dalle terre del confine orientale negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra. Quindi, nella mozione impegniamo il Presidente della Giunta a far sì, come indica la legge già citata precedentemente, che nel giorno del ricordo, cioè il 10 febbraio, ci siano iniziative partecipate e patrocinate dal nostro municipio, che possano coinvolgere anche scuole e studenti, e poi che si svolgano iniziative sul territorio anche in collaborazione con la comunità di discendenti di Giuliano Dalmati, che ogni anno organizza iniziative con io. La mozione è stata votata in commissione all'unanimità dei presenti, quindi con una, come dicevo, con una mediazione tra tutte le forze politiche, quindi mi auguro che anche oggi in consiglio insomma, l'approvazione possa essere unanime da parte di tutte le forze politiche. Grazie. Grazie consigliere Lattaglia. Allora apriamo la discussione, consigliere Cecconi, prego. Io mi congratulo di nuovo con la Commissione per la proposta che da Fratelli d'Italia è stata portata avanti all'interno della Commissione, che la Commissione ha recepito. I tempi sono stati un po' lunghi, è vero, la discussione c'è stata, è stata una discussione abbastanza animata. Prenderò qualche minuto in più semplicemente per ricordare quello che è successo e che cosa significa l'esodo Giuliano Dalmata dalle terre istriane, Giuliano e Dalmate, verso l'Italia e che cosa significa Foiba. Allora, per molti e soprattutto per molti ragazzi oggi Foiba è un nome che non si sa che cosa significa. In poche parole, che cosa succedeva? Sono delle cavità. Io penso che tutti voi lo sappiate. In realtà voglio ricordarlo perché non tutti lo sanno e perché per molti, molto molto tempo, anche come ha riconosciuto il Presidente Napolitano, non è stato raccontato, non è stato scritto nei libri di scuola. Significa che dei nostri connazionali venivano semplicemente per il fatto di essere italiani, quindi al di là dell'essere fascista, comunista, perché anche molti partigiani furono uccisi a causa della loro italianità, semplicemente venivano legati mani e piedi sulla soglia di una buca, di un precipizio, lungo 25-30 metri, veniva sparato al primo e tutti quanti ovviamente a cascata cadevano in fondo al precipizio e conseguenza ferite riportate dalla caduta immaginata di 25-30 metri venivano ovviamente morivano con atroci sofferenze. Io questo lo ricordo e ci tengo anche soprattutto a ricordare che non si è trattato di alcune morti o di alcune uccisioni che sono state fatte perché si trattava di fascisti, perché c'era stato non comunque in nessun caso poteva essere giustificato, ma si trattava semplicemente di persone italiane. Questo a noi ci dovrebbe far riflettere, ed è vero come dice magari
il consigliere Lattaga, che è successo in, diciamo, in posti lontani che non hanno riguardato direttamente la città di Roma, ma hanno riguardato gli italiani. E noi oggi siamo un popolo che deve ricordare, non si può oggi essere italiani senza ricordare la nostra storia, senza essere consapevoli della nostra italianità. E credo che la mozione che oggi noi abbiamo portato e portiamo, diciamo, in questo consiglio sia importante. Io all'inizio avevo inserito anche nella, diciamo, nella mozione che avevamo presentato in commissione il fatto che la giornata del ricordo non è una giornata di parte, non c'è destra e sinistra quando muoiono delle persone, quando vengono uccise non in virtù semplicemente della loro appartenenza alla, e della nostra stessa nazionalità. In virtù di questo io credo che bisogna ricordare e bisogna far sì che all'interno delle scuole, un po' le ombre che ci siano, perdonatemi, che ci sono su questa vicenda vengano in qualche modo dissipate e si inizi a parlare effettivamente delle colpe come di, anche Napolitano questo ha detto di un disegno, una polizia nei confronti degli italiani, di un disegno annessionistico slavo e di una di atrocità verso gli italiani in nessun modo giustificabili. Questo a noi è quello che, diciamo, ci dovrebbe in qualche modo più toccare da vicino e sentire in qualche modo coinvolti, perché erano italiani come noi, perché i figli di queste persone oggi contribuiscono, diciamo, alla crescita di questo paese, perché semplicemente perché siamo italiani e quello che è successo al, al nostro popolo, alla nostra nazione, a degli italiani come noi è qualcosa che non può lasciarci indifferenti. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cercuoni. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consigliere Tutino, prego. Anche qui approfitto del fatto che è possibile fare una riflessione sui linguaggi che portiamo, perché i linguaggi creano cultura, creano atti giuridici e creano vite e morti. Allora, sono estremamente soddisfatto del lavoro importante fatto dal Presidente della Commissione, la DACA, su trovare una sintesi tra le varie posizioni ed è veramente mi sento anche di ringraziare quelli che hanno portato questa riflessione al Consiglio, che è una riflessione importante, quindi in questo Fratelli d'Italia. Al tempo stesso devo rilevare, quando si dice non c'è destra e non c'è sinistra, su queste riflessioni, io non voglio parlare di destra e sinistra, ma c'è un modo diverso di riflettere, che per me non è destra o sinistra, ma è una prospettiva diversa, ovvero questi, quando si dice che sono morti degli italiani come noi, mi sento di rispondere, sono morti esseri umani come noi. E questo già cambia la prospettiva. Perché da questa prospettiva e con questi occhiali posso guardare anche i morti, diciamo, istriani non italiani, posso guardare a, anche alle sofferenze in vita terribili di quei campi di sterminio dell'umanità, del diritto e della conoscenza che sono i CIE, che tuttora in Italia sterminano il senso dell'umanità, sterminano la nostra cultura, sterminano il senso di Europa e che tengono in vita piuttosto che, cioè sarebbe meglio il carcere, perché almeno il carcere è welfare. Nell'idea poi di fatto diviene il carcere stesso il nome dell'assenza del diritto, ma nella sua idea fondante il carcere è welfare, neanche lì vengono messe queste persone, vengono messe ad essere torturate e ad autotorturarsi. Dice, allora posso guardare con questi occhiali, gli occhiali di questa riflessione culturale e di linguaggio, che è dire sono morti esseri umani come noi in maniere terribili, e allora è giusto per questo
istituire una giornata del ricordo, e lo posso condividere con forza, perché non c'è ricordo reale se non diventa memoria, cioè elaborazione, cioè riflessione culturale e quindi anche critica, critica di se stessi e critica dell'altro, anche critica della propria visione del, un documento che dice sono italiano, un documento che dice sono di un'altra parte. Grazie. Grazie Presidenti, colleghi, colleghe, assessori. Dunque, credo che fosse importante per la Commissione redare un atto che fosse comprensibile anche a coloro che non conoscevano bene questo tipo di celebrazione. Per questo abbiamo ritenuto che fosse necessario inserire in questo atto un minimo di giorni storici su quello che è accaduto anche prima degli infuocamenti italiani e poi il successivo esodo delle popolazioni giudeo-dalmate. La giornata del ricordo è oramai una manifestazione riconosciuta, è stata celebrata anche dal Comune di Roma ufficialmente, da molti altri municipi, attraverso iniziative a cui hanno preso parte anche il sindaco e il vice sindaco, per cui parliamo di una cosa che anche evidentemente grazie alla legge che è stata approvata nel 2004, una legge che ha dato questo aspetto positivo, quindi ha dato anche uno stimolo a una riflessione, una pagina che è tragica del Novecento sia italiano che europeo. Anche se mi preme sottolineare che uno dei primi tentativi di ricostruire le vicende storiche che hanno caratterizzato il confine orientale avviene nel 1993, quando viene composta una commissione storico-culturale mista italo-slovena, a cui hanno preso parte importanti storici che poi hanno dedicato diversi volumi al confine orientale, alla tragedia delle foibe, che ripercorre non solo gli avvenimenti che sono accaduti durante il secondo conflitto mondiale in cui c'è stata una fondazione ideologica forte, ma anche quelli che sono verificati durante l'impero austro-ungarico, perché la questione del confine orientale arriva da lì. Tra le tante parole spese dal Presidente Napolitano su questa vicenda, è bene anche ricordare diversi incontri che il nostro Presidente della Repubblica ha svolto in questi anni anche con i presidenti di quelle popolazioni, come è accaduto anche nel 2013 con il presidente croato Josipovic, in cui si è sottolineata la volontà di accettare un passato appunto tragico che ha portato sofferenze e ingiustizie a entrambe le popolazioni. Io credo che la strada da percorrere per una conoscenza, quindi una coscienza di quello che è accaduto sia questa, e concludo dicendo una cosa che rispetto appunto al dibattito forte che c'è stato all'interno della commissione, appunto tra i gruppi, a volte anche un po', diciamo, si è dovuto sottolineare una sorta di, così, di scambio di opinioni forti tra sottoscritto un'altra componente per la commissione, però dicendo che avere oggi un pensiero preciso, sia di destra o di sinistra, in un momento in cui si cerca di quasi si vorrebbe obbligare il superamento dei concetti di destra e di sinistra, credo che non sia cosa da poco, insomma. Grazie. Grazie consigliere Benassi. Consigliere Coglia, prego. Ovviamente come Movimento 5 Stelle siamo favorevoli a tutte le iniziative come questa sono volte a ricordare sia le tragedie che le stragi che hanno determinato sofferenza e morte per esseri umani, siano essi di razza, colore, nazionalità, genere, credo politico o religioso differente dal nostro o dello stesso nostro. A questo proposito vorrei ricordare tra le altre stragi che non ricordiamo, perché tante volte siamo portati a pensare
la nostra nazione, ma abbiamo anche il contesto mondiale, ci sono 1.900.000 morti in Sudan. La cosa che ricordo più crudemente, oltre all'iniziativa anche della giornata del ricordo, ovviamente che ci colpisce direttamente, è la guerra del Ruanda, che fu combattuta molto aspramente con armi, bastoni chiodati e colpi di macete, morirono 1.000.000 di quindi detto questo, non possiamo che apprezzare l'iniziativa e il lavoro della Commissione e con l'auspicio che il ricordo del passato divenga un monito di cui fare tesoro. Grazie, consigliere Coelho. Consigliere Madrona, lo prego. Scusate, allora oggi con molto ritardo viene approvato un atto e quello che mi meraviglia è l'assenza del Presidente, perché nel giorno della memoria il Presidente è impegnato, se non c'è vuol dire che non può vedere, si è impegnato, mi dispiace, è avvocato, che credo che abbia convocato il consultatore, no? Oh, ma infatti della giunta su, o la giunta, no, perché la giunta sta qui, no, se no c'è qualcosa che non va, prego, non so se la giunta è formata da un altro assessore o da due, non lo so, o sono gli assessori di un assessore da parte della giunta, aggiungo quello che mi spiego, precedere l'atto che è stato fatto in una maniera, oddio, c'è voluto molto tempo per farlo, perché da 10 febbraio dovevamo approvarlo almeno 4 giorni prima, per arrivare proprio al 10 febbraio, il giorno che potevamo renderlo pubblico. Ci siamo arrivati con un po' di ritardo. Giustamente ha detto bene il Presidente del Consiglio, oggi la Presidente è assente perché è impegnata nella Giunta. Ma io ricordo nel Consiglio precedente che la Presidente si è non scapicollata di più per andare da Zingaretti e ritornare in aula per votare una mozione che riguardava lo smantellamento della sala consigliare ex non omicidio. Rimasi pure perplesso, l'attaccai pure dicendo, ah, strano, manca la Presidente, è stato invertito l'ordine del giorno e adesso dove sta la Presidente, che è stata convocata come oggi c'è giunta, non può venire, addirittura non può venire neanche a vedere l'approvazione di quell'atto che riguarda le elette, dove lei dovrebbe far parte così in modo molto molto rapido, non fa parte proprio della commissione, però essendo un'eletta doveva partecipare almeno oggi, non partecipa a quello, non partecipa a oggi, ma proprio non è un dibattito sulla Presidente, un dibattito sul testo della mozione, ha ragione Presidente, vedete tutte cammellate come si attenga a oggi la ragione, grazie, può andare, è giusto, no? Scusate, per favore, così è andato, prego, giustamente, nel merito della mozione, grazie. Non si parla male degli assenti, è giusto. Pertanto chiedo scusa al Presidente. Mi auguro che la prossima settimana non faccia la stessa cosa che ha fatto con Zingaretti, che magari andrà in approvazione un atto che riguarda lo smantellamento della sala e ci troveremo la Presidente molto affannata a correre. Io oggi l'avrei aspettata, è un dibattito, non è contro la Presidente, per carità, mi riguarderebbe poi e contro lei a favore, consigliere Madonna, dobbiamo discutere il merito della mozione. E poi è talmente gentilissima e carissima che me ne guarderei di offenderla. Come le guarderei, visto che per 4 giorni consecutivi ho chiesto notizie su un certo via Contardo Ferrini e riscaldamenti, però la sua segreteria e la stessa Presidente non si sono degnati minimamente. No, la devo richiamare, non è possibile. Allora, si attenga alla mozione in discussione, per favore, altrimenti le do la parola. Al secondo richiamo, al terzo richiamo voi fa uscire la tavola, se parlo male. Ok, mi attengo al ritorno. Allora ritorno alla mozione. Oggi mi sarei aspettato, come è successo nella giornata della memoria,
mi sarei aspettato la presenza del presidente del municipio. Posso dirlo questo, signor presidente, esco fuori tema. Visto che è stato fatto un consiglio straordinario per la giornata di ricordo, della memoria, scusate, e il presidente si è affannato a venire, ha fatto un intervento, sono stati acquistati i libri, è stato fatto di più e di più. Oggi che cosa è stato fatto? Un consiglio con l'assenza del presidente. Non dico con l'acquisto dei libri, per carità, potevamo farlo dentro la scuola anche noi. Qual è il problema? Abbiamo fatto la memoria, facciamo il ricordo dentro la scuola, il presidente sarebbe venuto, e invece no, non abbiamo acquistato i libri, non abbiamo donato i libri alle librerie delle scuole, non abbiamo avuto l'onore della carissima e gentilissima presidente che venisse qui a, diciamo, a complimentarsi per il lavoro che hanno svolto le commissioni. Mi dispiace che le truppe cannellate prendano la difesa della presidente, che è indifendibile oggi. Per questi due argomenti è indifendibile. Non si può difendere, ragazzi. Non si può dire che oggi si approvano due atti abbastanza importanti, che oggi la nostra presidente, con la giornata del ricordo, è assente. Perché è impegnata in giunta? Quale giunta? Comune di Roma? Purtroppo. Ha ragione, signor presidente, lo vedi come escono fuori? Ha ragione, mi meraviglio, il consigliere Laddaga, mi meraviglio. Per favore, consigliere Laddaga, le tolgo la parola. Non me la tolga perché sto parlando. Per favore, si attenga al merito. Mi meraviglio del consigliere Laddaga che anziché stare zitto, prendere le difese pure il presidente, e cioè mi dice pure che sta zitto a me, cioè io che sto dicendo, perché non sto offendendo, non sto entrando nel merito della discussione, siccome il consigliere Laddaga ha detto che sto uscendo fuori tema, e non mi sembra di uscire fuori tema sapendo che stiamo discutendo una mozione così importante sulla giornata del ricordo che riguarda migliaia di italiani uccisi barbaramente, non voglio dire, perché sennò entrerei nella polemica, non voglio dire da chi, anche se è stato detto magari nella giornata in memoria, oggi mi voglio astenere a questo momento. Però voglio dirlo, è giusto o non è giusto che oggi il nostro presidente, che poteva fare la giunta, magari anziché farla alle 10 la faceva a mezzogiorno, magari come ha fatto con Zingaretti, venire qui e fare il suo intervento? Oppure non è giusto? Consigliere Laddaga, sto sbagliato? Oppure lei è talmente grande che può sostituire la presidente? Consigliere Madonna, per favore, la parola. Mi congratulo per il lavoro che ha fatto la commissione, anche se con notevole ritardo, però mi voglio congratulare, perché l'atto è stato scritto bene, magari è stato scritto bene anche con la grande partecipazione della consigliera Cerconi, che è stata una delle portatrici e delle sostenitrici di questa mozione, perché grazie a lei che più commissioni ha cercato di puntualizzare alcuni argomenti importanti da riportare all'interno di questa mozione. Pertanto mi congratulo, la commissione ha lavorato bene, ma non posso fare altrettanto nell'assenza della presidente Fantino. Grazie, osservatore. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Thank you.
La mozione è approvata all'unanimità con 22 voti a favore, quindi non ci sono né contrari né astenuti. Passiamo al terzo punto, all'ordine del giorno. Una mozione a firma del consigliere Davide Tutino, avente concerto completezza dell'informazione sanitaria in merito alle vaccinazioni. Prego, consigliere Tutino, illustri la mozione. Grazie Presidente. La mozione prende origine da una missiva ricevuta da tutti i servizi all'infanzia ricadenti sotto l'ASL RMC nel dicembre scorso. In questa missiva intitolata Rischio da agenti biologici per educatrici asili nido, in realtà si riferiva anche alle scuole dell'infanzia e quindi riguarda migliaia di lavoratori sia del settore pubblico della scuola dell'infanzia sia del settore privato, sia del settore pubblico degli asili nido sia del settore pubblico sia del settore privato degli asili nido. Nella missiva si affermava che il Ministero della Salute ha elaborato un piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita che si propone di vaccinare tutte le persone non immuni. Si aggiungeva nella missiva che eventuali rifiuti del lavoratore, e qui dobbiamo fare attenzione perché stiamo parlando dei diritti dei lavoratori, e in particolare vorrei ricordare, siccome stiamo parlando anche di cose in questo Consiglio che riguardano l'8 marzo e i diritti delle donne, che la quasi totalità di questi lavoratori sono lavoratrici e che quindi si tratta dei diritti di queste lavoratrici, diritti ad una completa informazione sanitaria e diritti all'integrità del proprio corpo fisico. Perché nella missiva si scrive che eventuali rifiuti del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione dopo adeguata informazione sui benefici della stessa e sui possibili rischi legati alla somministrazione o alla mancata somministrazione del vaccino dovranno essere valutati e gestiti caso per caso dal medico competente. Qui già comincia, diciamo, la missiva a far apparire questo diritto del lavoratore a non vaccinarsi come una cosa che deve essere giudicata e trattata dal medico competente. Un altro aspetto importante è che nella missiva dell'ASL RMC è assente qualunque documentata esposizione dei rischi relativi alla somministrazione vaccinale. L'intero documento è tutta un'esaltazione dei vantaggi vaccinali, nonostante faccia appello al decreto legislativo 8108, dove si stabilisce da una parte l'obbligo per il datore di lavoro all'articolo 279 di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori, ma dall'altro non si cita il comma 5 dell'articolo 279, dove si dice che il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario a cui sono sottoposti, nonché sui vantaggi e gli inconvenienti delle vaccinazioni e della non vaccinazione, laddove questi inconvenienti nella missiva erano totalmente assenti. Allora, atteso che il Piano Nazionale di Prevenzione delle Vaccinazioni 2012-2014, al paragrafo che è denominato obbligatorietà vaccinale percorso per il superamento dell'obbligo vaccinale e certificazione, recita così: il Piano Nazionale aveva affrontato l'argomento del superamento dell'obbligo vaccinale e, andando avanti, attualmente con circolare regionale del 2006 è stata prevista la sospensione delle sanzioni amministrative nei casi di rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie e si potrà prendere in considerazione la possibilità di concertare un percorso operativo affiancato da un iter amministrativo che porti progressivamente tutte le regioni in maniera sincrona verso il superamento dell'obbligo vaccinale. Quindi che cosa è accaduto? Che questa missiva faceva apparire
queste vaccinazioni come un obbligo, citando un piano vaccinale che parla di superamento dell'obbligo. Lo stesso piano nazionale per le vaccinazioni, proprio al paragrafo denominato vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia, recita che in accordo con il piano nazionale di eliminazione morbillo e rosolia si raccomanda che la vaccinazione sia attiva e gratuita, non obbligatoria. Quindi non c'è alcuna menzione a un obbligo. Allora, va anche citato che c'è stata una legge importante, la 229 del 2005, che reca come titolo disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie. Questa legge ha stabilito un indennizzo per quelli resi disabili dalle vaccinazioni. Allora, questo già ci dà l'idea di quanto sia importante un'informazione completa ai lavoratori e alle lavoratrici di tutti i settori, in particolare qui ci riferiamo al settore scuola. Nella missiva si indica poi, stranamente, anche una certa marca di vaccino, quella, non altre. E si dice che l'utilizzo di tale vaccino comporterebbe, l'utilizzo di questo vaccino comporterebbe un rischio farmaceutico certo, i relativi vantaggi restano incerti. Perché? Perché molti dei soggetti sono già vaccinati, molte di queste donne e uomini, pochissimi, che lavorano nel settore dell'infanzia, quindi asili nido e scuole dell'infanzia, sono già vaccinati su queste cose. I rischi di una sovraesposizione vaccinale sono tra quei rischi che hanno portato anche alla formulazione e all'approvazione di una legge di indennizzo per i danneggiati dai vaccini. All'articolo 32 della Costituzione italiana è sancito che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. In questo caso l'obbligo di legge non c'è. E un altro aspetto importante è che l'ordinamento giuridico italiano, con la legge del 28 marzo 2001, numero 145, ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, la cosiddetta Convenzione di Oviedo, che stabilisce come regola generale che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve anzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualunque momento liberamente ritirare il suo consenso, quindi il consenso informato. Perché lo cito? Perché nella missiva era assente l'informazione sui rischi. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 3, sancisce che nell'ambito della medicina e della biologia devono essere rispettati il diritto all'integrità fisica e psichica del soggetto e il consenso libero e informato della persona interessata. Un aspetto importante del consenso informato che ha valore legale di liberatoria per i medici e le aziende, ma la liberatoria non ha valore per le informazioni che sono state omesse o non completamente riportata. Questa missiva ha creato, diciamo così, il panico vaccinale, nel senso che molti lavoratori del settore si sono sentiti obbligati a ricorrere a queste vaccinazioni, oppure i loro datori di lavoro, che si trattasse del privato, oppure i loro dirigenti, che si trattasse del pubblico, si sono sentiti obbligati a richiedere queste vaccinazioni subito senza un'adeguata informazione. Allora cosa si richiede al municipio che in questo ha delle competenze limitate, che eserciti queste limitate competenze, ovvero che richiede da parte della ASL una integrazione immediata della missiva
con una esaustiva informazione sui rischi biologici connessi alla scelta vaccinale e la precisazione della pura proattività dell'iniziativa, ovvero l'assenza di un obbligo. Poi si richiede che il municipio provveda ad informare correttamente, compiutamente e direttamente i lavoratori delle scuole, degli asili nido e la cittadinanza in generale affinché siano resi edotti del proprio diritto a una libera scelta e consapevole, come sancito dagli articoli 13 e 32 della Costituzione italiana e della Convenzione di Oviedo. Quindi si richiede che il municipio faccia informi i propri dipendenti e lavoratori sul fatto che la loro scelta deve essere libera e consapevole sul proprio corpo. E lo ricordo, 8 marzo e tutto il resto, che stiamo parlando per la quasi totalità di donne. Si richiede anche che il municipio si attivi presso il sindaco Marino affinché egli vigili su eventuali analoghe iniziative nell'ambito del Comune di Roma, al fine di garantire a tutti i cittadini una adeguata informazione sanitaria. In sostanza, ciò che rivendichiamo come lista civica, perché da dicembre, appena diciamo, si è mossa questa iniziativa della ASL, abbiamo informato di questo tutti i dati gruppo e abbiamo atteso proprio per arrivare ad una diciamo riflessione su questo, così che ove ci fossero significanti obiezioni potessero uscire fuori. Come lista civica ciò che stiamo cercando di ribadire è che il diritto all'integrità del proprio corpo e alla sovranità sul proprio corpo, proprio nel momento in cui i corpi di questi che sono per la quasi totalità donne sono esposti a un attacco da parte di una malintesa idea di mercato farmaceutico, siano rispettate, perché sono i nostri lavoratori comunali, i nostri lavoratori delle strutture convenzionate, sono i nostri cittadini il cui corpo è sottoposto a questo attacco. Grazie. La discussione su questo argomento, consigliere Rozzi, prego. Allora, noi concordiamo sul quanto scritto in mozione, perché al di là del fatto che uno possa o meno essere concorde sui vaccini, il principio dell'informazione alle persone sui rischi e i vantaggi che si corrono, soprattutto quando non c'è obbligatorietà, perché né dal nazionale né nella legge regionale né tantomeno nella comunicazione dell'ASL è specificata una obbligatorietà per queste categorie, credo che l'informazione sia fondamentale. Siccome colpisce soprattutto persone che lavorano in scuole di competenza del municipio, quindi è anche interesse nostro tutelarne la salute, noi chiediamo semplicemente, come espresso in questa mozione, che ci siano scritte in maniera chiara le conseguenze. Questo serve anche a tutelare i dirigenti scolastici, perché nel momento in cui tu hai chiari rischi e vantaggi da un vaccino e lo proponi insieme ad un progetto generale ai tuoi dipendenti, comunque sia, nel momento in cui c'è un'accettazione volontaria, avendo chiare tutte le informazioni, anche il direttore si scarica un po' di responsabilità. Quindi è importante che ogni persona possa avere chiari i vantaggi. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli ad ogni informazione che debba essere aggiunta a questa missiva dell'ASL. Grazie consigliere Rozzi. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, prego. Allora, non ho fatto l'intervento perché mi sembrava esaustivo e quindi coincideva con la collega Rozzi, quindi
identificare una pensiero di questo tipo. E personalmente posso solo aggiungere che comunque questo mondo e questo protocollo a volte lasciano riferito a questi servizi o a questi obblighi lascia un po' a desiderare, per cui la responsabilità poi è sempre di chi ovviamente accetta, no? Senza poi ulteriori informative. Questo è successo anche in un settore che ha subito notevoli problematiche come quello militare, di cui faccio parte, perché certi richiami, certe vaccinazioni o certe terapie o protocolli hanno legato danni a numerosi colleghi, per cui insomma c'è sempre stata una certa apprensione. Ora nel caso specifico, giustamente, quindi c'è questo tipo di ansia, stanno sapendo poi quale possa essere la conseguenza, o perlomeno non essere informato quindi adeguatamente, per poi scegliere, no, di essere cosciente di fare appunto un protocollo invece di un altro. Come quando ti dicono che appunto che devi mettere, no, quando dice ma lei deve stare in ospedale, no, io voglio uscire, lei firmi e esci, quindi deve prendere responsabilità. Quindi non è il nostro, caro Davide, non è il nostro municipio che può fare la differenza, non è la nostra, diciamo, la nostra intenzione di voto che può indurre l'ASL Roma C o tutte le ASL a rendersi conto di questo. Capisco che è comunque un'indicazione che noi possiamo dare, e in dare questa indicazione una certa perplessità, io siccome le certezze non si vive, io una certa perplessità me la pongo, per cui nel deliberato, avendo visto che maggiore informativa c'è eccetera, non entrando nel merito, io penso che sia giusto avere maggiore focalizzazione per questo, e solo per questo, nel senso, nel dubbio, va bene, penso che noi Fratelli d'Italia siamo pochi. Consigliere Lattaca, prego. Grazie, come lista civica siamo ovviamente favorevoli a questa mozione. Io vorrei solo sottolineare, l'ha detto anche la consigliera Rozzi e il collega Chignano che mi ha preceduto, nessuno qui sta mettendo in discussione l'opportunità o meno di vaccinare gli operatori scolastici, la bontà o meno dei vaccini, non è questo l'oggetto della mozione, non è questo che è in discussione, anche se il consigliere Rino ha accennato ovviamente anche ad alcuni minimi rischi legati ai vaccini che sono documentati, ma non è questo l'oggetto della mozione, ci tengo a sottolineare, ecco perché voteremo favorevolmente a quest'atto, perché chiediamo semplicemente che ci sia una maggiore informazione nei confronti dei soggetti a cui è rivolta la lettera. Quindi chiediamo semplicemente che ci sia un'integrazione di quanto comunicato con una migliore disposizione e informazioni di tutto quanto riguarda la vaccinazione in questione. Quindi crediamo che sia una cosa che non possa che andare a favore dei lavoratori, dei cittadini, non vediamo nessuna controindicazione in quest'atto, ma anzi soltanto un vantaggio, perché la scelta possa essere più consapevole essendo stati maggiormente informati di tutti gli aspetti che riguardano la vaccinazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lattaca. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Confai. Grazie Presidente. Il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà favorevolmente alla mozione presentata dal consigliere Turino. La riteniamo un atto di valore, in quanto rimette al centro la possibilità e il diritto di avere informazioni che siano a 360 gradi e complete su una scelta che l'individuo deve fare, perché noi questo, il tema centrale che noi dobbiamo rimettere al centro è l'individuo, il singolo che deve contemplare ad una scelta. Lo abbiamo fatto in una fase precedente anche quando abbiamo chiesto la chiusura dell'Agenzia Capitolina per la tossicodipendenza, dove chiedevamo che comunque venisse messo al centro
l'utente, in questo caso chi deve essere somministrato alla vaccinazione, e anche in questo caso ripetiamo che sia messo alla piena luce controindicazioni e anche benefici che la vaccinazione ottempra, per cui noi non mettiamo in discussione assolutamente nessun protocollo che viene dall'AIFA o dagli enti statali governativi, che chiaramente mettono al centro la salute, la tutela della salute, ma noi mettiamo al centro la possibilità che gli utenti e i pazienti vengano informati nella propria integrità. Grazie. Grazie, consigliere Cofoli, consigliere Patrollo, prego. Io purtroppo sono un po' titubante su questa mozione, perché credo che l'informazione già ci sia, perché ci sono le circolari ministeriali che vengono diciamo, inviate a tutti quanti gli organi interessati, e pertanto mi sembra assurdo che oggi votiamo una mozione che è come se questo municipio stia diventando il Ministero della Sanità. Cioè noi votiamo una mozione dove chiediamo al Presidente, quello che ho letto, al Presidente di attivarsi contro il Sindaco per una maggiore informazione. Per me l'informazione c'è e è sufficiente. Non mi sembra, io sono uno di quelli che fa il vaccino tutti gli anni e non sono contrario, non so neanche quello che obbligo, perché io non libero di scegliere. Però penso che se le circolari ministeriali, che spiegano molto bene, anche se qualcuno le interpreta diversamente, per me spiegano, perché spiegano in tutta Italia, sono nazionali, pertanto riguardano tutti. Lo so che sia Tutino, che lei non è d'accordo. E io non sono d'accordo a questa mozione. Sono punti di vista. Pertanto dico che il medesimo si diventare il Ministero della Salute in questo momento, come magari votando con noi questa mozione domani ci troveremo il Ministero degli Esteri, magari con la chiusura di Monte Galeria, o andiamo oltre l'eliminazione della posti figli, o andiamo ancora oltre, mi sembra sia giusto. Cerchiamo di tornare un attimo di piedi per terra. Lasciamo agli organi competenti informazione, che mi sembra che ci sia, e cerchiamo di ragionare su cose un po' più sensate, magari su argomenti un po' più corposi che riguardano la vita del nostro municipio, ma veramente quello che sta succedendo nel nostro municipio, e lo dimostra oggi, guardate che spettacolo, non c'è un organo della giunta o del consiglio, un presidente presente, guardate. Stiamo votando, stiamo chiedendo al sindaco, stiamo dando mandato al presidente, ma non c'è neanche un valido rappresentante della giunta. Signori miei, ma capite oppure fate finta di non capire quello che sta succedendo? Cioè io mi sentirei offeso in questo momento dicendo, ma cosa? Oh, sei assessori e un presidente, non ce n'è uno. Il vicepresidente, dov'è il vicepresidente? Allora, c'è una dichiarazione di voto, abbiamo solo 3 minuti. Signor Presidente, ha ragione, questa volta la ragione le chiedo umilmente scusa, però quello che voglio ribadire è vedere questa desolazione di 2, 4, 6, 8 sedie vuote, e non c'è un rappresentante della giunta e il presidente del municipio presente in quest'aula. Dico questo, è vergognosamente umiliante. Ho usato un termine giusto? Sì. Grazie, consigliere Madonna. Consigliere Madonna, prego. Non fare la dichiarazione, non dico il voto. Pertanto, Forza Italia vota contrario a questa mozione. Consigliere Madonna, prego. Allora, io premesso che personalmente fatto le vaccinazioni normali, no? Che si fanno normalmente. Non personalmente, ma i miei figli. Ora, le posizioni personali secondo me non dovrebbero essere portate in una mozione a livello comunale, a livello statale. Allora, le informazioni.
informazioni sulla vaccinazione che vengono fatte ai dipendenti vengono obbligati, perché anche io lavorando col pubblico per me è arrivata la proposta di essere vaccinata, però io non sono stata obbligata a farlo. Tutti siamo informati di quello che avviene nei vaccini in maniera generale, perché non ci possono dire guarda che tu domani alla 8 ora ci avrai la febbre a 39, tu domani ci avrai questa cosa e quest'altra, perché ognuno di noi reagisce ai vaccini in maniera personale. Ci sono bambini che dopo mezz'ora dalla vaccinazione neonati hanno la febbre a 39, bambini che non gli succede nulla, perché grazie a Dio ognuno di noi è diverso. Quindi tutti siamo informati dei danni dei vaccini, anche il genitore viene informato dei danni del vaccino che fa il proprio figlio, poi se ne prende la responsabilità. L'adulto che ha già fatto le sue vaccinazioni di rosolia, morbillo, perché la maggior parte siamo stati vaccinati da piccoli, poi ci implichiamo, voi sapete che tutto sino ai 16 anni c'è. A 16 anni c'è l'ultimo richiamo, rosolia, morbillo, parotite, dopodiché siamo coperti. Certo, chi lavora con i bambini, chi lavora al pubblico, ti viene fatta questa domanda, che per caso vuoi fare un richiamo, visto che sei a contatto con i bambini, visto che sei più facilmente vulnerabile a riprendere, perché noi sappiamo che il morbillo ha diversi ceppi, la parotite ha diversi ceppi, e quindi molte volte tutelarsi è meglio. Io non sto facendo una campagna pro vaccini, premesso, perché in questo momento concretamente noi al municipio che cosa possiamo fare? Noi municipio non possiamo, perché queste sono disposizioni delle ASL. Ora che le ASL della mozione cosa possiamo fare e cosa possiamo fare? Noi come municipio possiamo andare all'ASL e dire noi non, i nostri dipendenti del nostro municipio. Non c'è scritto quello. Scusi, consigliere Tutita, però. Allora, quindi abbiamo la scusi. Dichiarazione di voto. Dobbiamo lavorare concretamente, no? Quindi io personalmente ritengo che tutte le informazioni, diciamo, generali sono state date e in questo momento comunque mi astengo. Non c'è scritto. Grazie, consigliere Lanotte. Consigliere Tupino, per favore. Siamo in dichiarazione di voto, non discussione. Non è una discussione, siamo in dichiarazione di voto. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrario. Chi si astiene? Secondo me, da regolamento, un dipendente della ASL, ovvero il
facente funzioni capogruppo del Partito Democratico. Scusate, parliamo un quesito. Sto ponendo un quesito sul governo. Scusate, concetto di no, faccia. Parli a tutti. Allora, per favore, ecco. Allora. Ho capito qua qual è la sua domanda, faremo un quesito. Me la faccio un attimo completare. Allora, perché il presidente, il facente funzioni di capogruppo del Partito Democratico è dipendente ASL e qui si parla nella mozione. E se votiamo a favore, facciamo un quesito. Consigliere, il primo consiglieri. Chiedo in base al regolamento se il regolamento non dice questo, comunque faremo un quesito e dallo statuto se è possibile il voto da parte di un ritornante ASL. Abbiamo qui il funzionario. Allora non ci informa che si vota agli asili. Allora, faremo un personale, Presidente. Allora, consigliere Pedino, la ringrazio. Presidente, grazie, favore. Quando si è fatto Presidente, allora, consigliere Pedino, che favore. Abbiamo capito, approfondiremo. No, Presidente. Dice, per favore, per favore. Per favore. Presidente, un intervento di fatto personale. No, è finita la discussione. Consigliere, la discussione, la votazione è finita. Ha posto il quesito, sarà approfondito per rispondere. Presidente, non sto ponendo quel quesito per fatto personale, Presidente. Su che cosa? La discussione è finita. Se me lo fa dire su che cosa lo dico. La discussione è finita, consigliere Tutino. Presidente, la discussione non implica il fatto personale. Consigliere Tutino, la discussione è finita. Per fatto personale è tenuto a parola. Passiamo, Presidente, consigliere Tutino, le tocca la parola. Non può più intervenire, per favore. Passiamo alle mozioni, articolo 58, e abbiamo la prima mozione. Le mozioni riguardano lo stesso argomento, cioè la possibile chiusura per centri sanitari San Giovanni. E io chiedo, siccome le mozioni sono le stesse, e la firmataria della mozione di credo si possa fare un'unica discussione, quindi presentazione, un'unica discussione, e poi se non c'è la possibilità di fare un testo unico e quindi votare solo un testo, andare a dichiarazione di voto e voto su testi separati, come dice il regolamento. Possiamo avere copie degli atti? Sono stato solo voto, è stato. Allora, la prima cosa che ho firmata è presentata, è stata di Rossi, Marcia, Ciancio, Caccolo, Sanità. Chi presenta questa mozione? Consigliere Ricordi, prego. Prego. Chiedo un attimo una sospensione di 5 minuti per convocare i capigruppo, deve un attimo concordare se ci sono. Ma i firmatari, lui. I firmatari non sono d'accordo. Allora, sospendo il consiglio 5 minuti, i firmatari se possono riunirsi e concordare se è possibile un testo unico. 5 minuti, non di più. Infine, consigliere, per il posto, grazie. Allora, scusate, allora, la conclusione è due testi in funzione solo e mandano tutti quelli che firmatari delle due mozioni precedenti. La modifica è prima del un ultimo punto del considerato, ci ha aggiunto
che i centri sociali anziani costituiscono importanti luoghi di aggregazione e socializzazione per gli anziani della città e pertanto occorre garantirne l'esistenza sul territorio. Questa è la modifica che è stata apportata, diciamo, modificando le due mozioni. Quindi discutiamo e votiamo un unico testo. Chi è che presenta la mozione? Consigliere Ritrotti, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Assessore Dell'Illo, Assessore Antonelli. Allora, l'urgenza ovviamente è dovuta alla notifica che è arrivata al procedimento di sfratto esecutivo per un centro anziani del nostro territorio. Più di una volta in quest'Aula ci siamo trovati a discutere delle funzionalità e dell'importanza dei centri anziani, che questi offrono soprattutto i servizi e i benefici che hanno per la cittadinanza adulta, mi viene da dire, non tanto solo per chi ovviamente passa il tempo anche con le proprie attività, con l'impegno anche che mette all'interno delle strutture, ma sono luoghi di aggregazione che ovviamente vanno salvaguardati, le istituzioni hanno il diritto e il dovere di salvaguardare, proprio perché sono dei punti di ritrovo essenziali sia per la terza età che per la cittadinanza adulta, ripeto. Ringrazio chi oggi è venuto qui perché ci siamo resi conto che questo è un tema sentito e sul quale non potevamo assolutamente non impegnarci in prima persona, tanto che chiediamo, forse è anche opportuno inserirlo di nuovo in quella mozione, anche di fare un consiglio straordinario proprio nella giornata in cui è prevista lo sfratto esecutivo, che sarà martedì, in cui anche noi ci diciamo, teniamo a stare accanto a chi in questi giorni si sta anche adoperando, sono in particolare gli anziani di quel centro di Via La Spezia, che stanno raccogliendo firme, ho visto anche oggi un articolo insomma, sul giornale, stanno diciamo, mobilitando e sensibilizzando la cittadinanza affinché si vada ad una chiusura, anche a una procedura amministrativa diciamo, che permetta a queste persone di poter continuare a sfruttare quegli spazi, gestirli come stanno facendo, perché è un centro anziani storico di quel territorio, sono più di 30 anni che stanno lì. Ovviamente la fase di precarietà non aiuta chi deve condurre le attività all'interno del centro, però continuano loro a fare anche corsi e attività che aiutano gli anziani che vi partecipano e pertanto è opportuno che come istituzione diciamo, chiediamo ancora una volta, perché già l'ex nono municipio aveva tentato a suo tempo di costruire un tavolo di concertazione, ma di richiedere nuovamente la possibilità alla Regione Lazio, al Comune di Roma, alla proprietà di prendersi l'impegno perché va salvaguardata un'eccellenza del nostro territorio. Questo lo vale per questo centro anziani, varrà per tutte quelle condizioni e quei centri anziani che si trovano in una situazione di difficoltà, perché mi è capitato già di dirlo in quest'Aula, il centro anziani oggi ha, e come sempre, ha avuto un ruolo fondamentale, pertanto è un obbligo da parte delle istituzioni, da parte di noi consiglieri, cercare di portare anche in queste stanze le istanze che chiedono appunto, che chiede appunto la cittadinanza tutta e in particolare chi in questi giorni si sta spendendo. Io credo che l'azione comune diciamo dei due proponenti, di noi firmatari, che è confluito in un unico testo dà ancora più forza, un mandato ulteriore, noi speriamo che venga accolto, che si prenda in considerazione anche il lavoro di chi questi anni comunque ha continuato ad operare e pertanto si riporta al centro l'interesse primario che è quello di salvaguardare, lo ripeto, lo ribadisco, centri importanti per la terza età e non solo. Grazie. Grazie a te, consigliere Ritrotti. Allora, apriamo consigliere Trevicino, prego. Allora, signor Presidente, colleghi, io ovviamente insieme a Valerio siamo messi d'accordo per unire queste due mozioni che abbiamo presentato entrambi, perché abbiamo avuto subito il pensiero a queste persone anziane che rimarrebbero senza un centro dove raccogliersi, dove condividere tante
tante cose, divertimento, gioco, un punto di raccolta che per loro è fondamentale. Vi dico che sono molto contenta del lavoro che è stato fatto 2 minuti fa in quella stanza, perché hanno fatto proprio un atto apolitico che non doveva essere né di destra né di sinistra, perché è una cosa di interesse comune riuscire a mantenere questi posti per queste persone anziane, perché se li togliamo anche questo, poverini, penso che avremo tante persone sulla coscienza. E quindi sono grata anche a voi di questa collaborazione, e speriamo che insomma votate tutti quanti scusate l'emozione, però sono molto contenta di questa cosa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cecina. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Approfitto della presenza degli assessori e anche soprattutto l'assessore al sociale, perché rimango comunque nel fatto di tutta questa attenzione che c'è nei confronti di questo problema, ed è giusto che sia così. Allora aspettiamo il fatto di fare questo consiglio sul posto per dare soprattutto una presenza a chi ne ha bisogno, ma ricordiamoci anche quindi, ecco, diciamo, il ricordo verso il mio intervento verso l'assessore, di fare anche quei centri anziani che ancora non sono stati fatti, perché se è tanto vero che noi abbiamo a cuore questa situazione, che gli spazi, appunto, che questi sono luoghi di aggregazione, allora siccome c'è ancora una delibera della scorsa consigliatura che vede da ultimare, mi sembra, 3 o 4 creazioni di centri anziani, mi sembra che se abbiamo tutta questa sensibilità diamo risposta anche a quelli che attendono da più di 2 anni questo tipo di intervento. Grazie consigliere Giuliano. Altri interventi? Grazie Presidente, grazie consiglieri per l'attenzione. Io volevo dare un piccolo contributo un po' alla storia di questo centro anziani, ma vorrei parlare di una data particolare, del 19 luglio del 2007, quando all'interno del cortile del centro anziani sorgeva stranamente un parcheggio al posto del giardino, in cui sono stati tagliati alberi secolari, in cui sono stati aumentate delle volumetrie per realizzare un parcheggio interrato. Io vorrei che a questa risoluzione si desse un po' forza rispetto a qualcuno che vuole sempre prendere e mai dare, un'opera pia, ente morale. Qua siamo Davide contro Golia, cittadini anziani contro un ente che realizza un TUP privato su area privata, forse in deroga ad alcune norme tecniche urbanistiche. Io dico forse perché mi vorrei accertare, però dico il comune, la presidente, chi dovrà affrontare il problema affinché questo accordo che avevano sigillato, in cui gli anziani restavano dentro e ci rimettevano metà del luogo dove giornalmente e quotidianamente si dedicano ai nostri nipotini, ai nostri bambini, ma soprattutto avviene in questo centro culturale e per anziani una forma che condivido, l'osmosi culturale, che è una cosa bella, una cosa che vedere molti anziani che trasmettono i valori ai nostri piccini è una cosa che condivido pienamente e vorrei che si attuasse un po' dappertutto. Ripeto, la forza gli si può dare attraverso la ricerca dell'atto che obbligava l'opera via a restituire qualcosa al comune. Ed era proprio questo che doveva restituire, una locazione gratuita. Perché le cose non vengono così. Se è vero che Francesco Crispi nell'1887, aveva avviato questa struttura per un ente morale, quindi per i bambini, non trovo nulla di strano che oggi, a distanza di tanti anni, dopo che dal piano di campagna ci solleviamo circa 6 metri per realizzare un altro piano fuori terra, si possa concordare
in modo pacifico, senza repressione, un accordo che tuteli nel nostro municipio una realtà così consolidata. Io non devo dire nulla, tranne che da stamattina alle 5, da 4 giorni, che giriamo in modo, come dire, aberrante, l'ha fatto Cinzia, l'ha fatto Valeria, negli archivi dell'ex municipio 9, nell'ex municipio 10, cioè non sappiamo dove trovare gli atti, perché non devo dire che si sono mossi nella passata consigliatura, hanno prodotto degli atti, avevano prodotto degli accordi, però forse c'è stato un po' di distrazione nell'applicarli poi, perché io poi li ho trovati, perché non è facile reperire lo scatolone dell'ex assessore ai servizi sociali, perché è cambiato tutto, come sapete, quindi ritrovare l'impegno e gli accordi che avevano formulato non è facile, anzi richiede molta attenzione, lettura, passione. Quindi io a questo punto pongo proprio come mio punto è quello di guardare tra le carte, perché non ci si può appellare a un ricorso articolo 707 per far sgombrare una proprietà che da 30 anni sta lì, a fronte di che? Cioè, che ci deve fare? Già sono stati disponibili a dire la sala dove c'è il teatro ve la ridiamo indietro e non ci accontentiamo della prima parte. Ma che cosa dobbiamo dare noi a questo ente morale? Cioè, abbiamo dato una volumetria incredibile, l'abbattimento di alberi secolari che, se qualcuno di noi l'avesse fatto in un giardino della propria casa, arrivavano e ci mettevano dentro. Questo non è stato fatto. Io ricordo articoli di tutti i giornali in cui si diceva che le palme e i pini secolari non dovevano essere abbattuti. Bene, in quei giorni c'erano solo i comitati, che dico sempre stanno avanti rispetto a quello che facciamo noi, che si sono incatenati lì e non volevano quell'opera. Tant'è vero che oggi non si vendono quei posti, quei box fatti là, non si vendono. Quindi qualcuno aveva detto prima l'investimento, quindi oggi vogliono fare altro. Quindi, per entrare e restare nell'argomento, io mi auguro che l'assessore possa, nel mio contributo, possa attuare con forza questa possibilità che l'11 l'ufficiale giudiziario torna indietro e non debba mettere l'occhietto e il sigillo a una porta aperta così importante. Grazie. Grazie, consigliere Ciancio. Consigliere Tutino, prego. In realtà il Presidente ha alzato la mano per fatto personale su Davide Godia, ma approfitto per fare l'intervento, perché veramente anche la Io credo che lui sia un consiglio. Giusto, infatti bisogna rispettare le regole, ad esempio dando la parola per fatto personale prima, quando andava data, però non fa niente, non è che il regolamento si applica sempre, si interpreta un po' per gli amici, un po' si applica. Su chi è magari lo qualifica il comune, ma non fa niente. Ma quelli è Godia, io sono Davide, scusate, è Godia, ma non fa niente. Scusate, stiamo parlando della funzione circolazione. Giusto, sulla quale chiaramente non si può non essere favorevole. È estremamente importante questa mozione. E quando si è favorevoli, di solito è molto bello votare favorevole. Perché c'è questo aspetto fuori moda di votare secondo coscienza, che è importante, lo dico ai consiglieri che ho alle spalle e che quindi si comportano come chi hai alle spalle, cioè non ti guardano alle spalle, ti accoltellano alle spalle. Di solito, vabbè, non si fa, ma... Io ho questi tempi, credo, del consiglio municipale non sono messi. Giusto, nessuno sta accoltellando nessuno, perché è una discussione sincera, anche vivace, però non sono temi che le posso consentire, grazie. Se il suo era il fatto personale che è intervenuto? Allora, Presidente, tornando alla mozione, essendo favorevole ed essendo io fuori moda, essendo favorevole non potrò che votare favorevole, perché così come
va salvaguardata questa realtà dei centri anziani ed è estremamente importante, essendo poi io anche favorevole alla salvaguardia del diritto della legge, dell'applicazione della legge come era chiesto nella mozione precedente, una mozione dove si chiedeva che si applicasse la legge e dunque i lavoratori, hai presente caro PD, i lavoratori? Ah no, scusa, era un altro PD, era un altro partito. Lo dico agli 8 consiglieri, ho visto che 2 consiglieri del PD si sono ricordati di essere anche i consiglieri, oltre che dei centri anziani, anche dei lavoratori. Io non posso più ascoltare l'attacco di questo tipo nei confronti dei consiglieri del PD. Stiamo parlando di un centro anziano. Il merito è sempre estremamente ampio. Il merito è un testo si scrive sempre in un contesto. Non si può leggere alcun testo senza la comprensione del contesto. Quindi descrivo il contesto e in questo contesto mi esprimo. Il contesto è una difesa dei diritti degli anziani, dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici contro cui gli 8 consiglieri alle mie spalle hanno votato e contro cui ha votato anche un dipendente ASL, per non informarli compiutamente sui vaccini. Vedete cosa c'entra con centro anziani? Parla dei centri. La mozione centro anziani. Parla da noi. Mettete seduto. Che ci mettete in mezzo alla strada? E io mi metto alla strada, non ce voglio là. Per favore. Perché sono estremamente favorevole a questa mozione per difendere il centro anziani, la difenderò essendo favorevole e combatterò in ogni sede affinché questi diritti di questi anziani che non mi votano perché non hanno il diritto a conoscere, non gli è riconosciuto il diritto a conoscere per deliberare, come non gli è riconosciuto il diritto a conoscere per scegliere sulle vaccinazioni. Presidente, lei non può chiedere a me di concludere prima che stabilisce l'ordine. No, se ognuno di noi fa uno sforzo, forse ci riusciamo. Prego, Presidente. Grazie, Presidente. Dicevo che essendo per mia tradizione, e con questa tradizione ci metto Ernesto Nata e ci metto più addietro anche Socrate e ci metto più addietro anche tutta la tradizione spirituale, dedichiamo alla propria coscienza. In ciò, Presidente, dico che secondo coscienza difenderò questo centro anziano come difendo i lavoratori di tutto il settore dell'istruzione. Ma non i lavoratori, il loro diritto sancito dalle leggi a conoscere sul proprio corpo, e così le lavoratrici
perché io spero da parte mia di aver fatto un piccolo regalo dell'8 marzo, qualcuno ha fatto un regalo dell'8 marzo invece alle case farmaceutiche, e dunque mi esprimerò molto favorevolmente a questa mozione, secondo scienza e secondo coscienza. Meno male. Quanti minuti? A caso, allora sono sempre 10 minuti. No, non faccio 10 minuti. Allora, beh, questo intervento mi ha lasciato un po'. Si è parlato di spalle, si è parlato di tante cose. Qualcuno ha pure bisbigliato, ma vogliamo parlare dell'ACA? No, non ci parliamo dell'ACA, per carità. Non voglio, ci saranno altri che parleranno dell'ACA. E ritorniamo nel merito, io so questo centro anziani non lo conosco, però da quello che ho sentito, quello che ho letto, credo che sia diventato un'istituzione in quella parte del municipio, dove è un centro di aggregazione di tanti anziani. Ecco, ci abbiamo avuto il risultato di una, credo che sia abbastanza agitato sentendo gli interventi del consigliere Dodino, che anziché parlare del centro anziani ha parlato di guerre puniche, ha parlato del Ministero degli Esteri, della Sanità. Mi è sembrata una cosa un po' andata un po' oltre il suo discorso. E io dico che da quella riunione che abbiamo fatto poco fa è emerso, diciamo, una certa condivisione di questa, che non deve avvenire questa chiusura perché deve rimanere assolutamente aperto, o altrimenti il comune si deve prodigare per trovare una nuova sede, anche se è difficile, pertanto per me dovrebbe rimanere quella sede. Abbiamo fatto una riunione, in quella riunione è stabilito che facciamo un consiglio straordinario, forse il presidente era un po' distratto, non se ne è accorto, non ha sentito bene, è uscita una proposta dove chiedevamo di convocare un consiglio straordinario in sede. Lei sa meglio di me, secondo il regolamento, se noi convochiamo un consiglio straordinario in sede, la forza pubblica, chi che sia, non può barcare il confine stabilito dal Presidente del Consiglio. Pertanto, se lei in quell'area stabilisce che si convoca il Consiglio, prende tutta l'area, tutto l'interno del centro anziani, e la forza pubblica quel giorno non può entrare e l'ufficiale giudiziario può andare anche a casa. Magari ritornerà, e noi ritorneremo. Lui ritornerà e noi continueremo fino a che qualcuno capirà che c'è qualcosa che non va e bisogna intervenire. Magari abbiamo parlato dei centri anziani che vengono usati, sono stato qui, scusate, ho detto che alcuni centri anziani, lo dico, tanto è meglio che lo dico io, lo dico davanti, che alcuni centri anziani andrebbero ridimensionati, perché all'interno della stessa non si fanno pratiche veramente che servono, diciamo, ad aiutare gli anziani a superare certi momenti, perché deve essere il centro anziani, deve essere sì un centro di ritrovo, ma soprattutto di essere un centro che deve essere d'aiuto all'anziano, deve andare a come posso dire, a camminare, a non mi viene il termine, però diciamo che deve essere, non deve essere il classico centro anziani, uno alla passa la sua ora, le due ore giocando a carte, ma dobbiamo aiutarli a fare qualcosa. Io l'ho detto in commissione, ho detto che proprio per questo vengono spesi inutilmente alcuni investimenti, alcuni soldi, e per questo dovrebbe essere ridimensionato alcuni centri anziani. Non so via la Spezia che quello che faceva, quali sono le... Noi facciamo tutto, diciamo, via la Spezia. Tutto facciamo. Non voglio entrare in me, però sono altri centri anziani che lasciano un po' a desiderare come vengono... Noi salvatici il nostro. Speso i soldi, come vengono spesi i soldi e come vengono fatti certe cose. Per quanto riguarda la mozione a politica, c'è stato sì, effettivamente ce l'ha fatto notare la consigliera Rozzi, che faccio i nomi, perché mi sembra giusto che data Cesare i nomi di Cesare, e effettivamente c'è un nome, se a politica non bisogna fare i nomi, pertanto dovrebbe essere, come si può dire, cancellato, no, depennato il nome dell'avverbiso.
e che se la politica non possiamo dire che l'ha permesso a fare. Ma non è per quello che dico, perché se no c'è tutto il testo di Forza Italia o del PD, ma è una cosa per dare più trasparenza alla stessa mozione, per renderla unanime e condivisa con tutti quanti, per tanto è meglio che non ci siano nomi di terze persone che non siano consiglieri firmatari della mozione stessa. Mi associo a quanto ha detto il consigliere Ciancio, perché giustamente non è stato realizzato pure nel tempo di quella del quadrante, e vedo che venga a quello che è successo. La consigliera Vitrotti ha esposto molto bene il senso della mozione come la consigliera Pedicine. Io mi auguro, e non voglio essere proprio, non voglio essere nuovo. Mi auguro che quel giorno la Presidente Fantino non abbia problemi a 7 giorni di tempo, oggi se non erano 5 giorni di tempo per disdire tutti gli impegni, ma sì, quel giorno, ma sicuramente quel giorno la Presidente Fantino sarebbe in una mozione, secondo me la mozione di ci stiamo attivando. Io magari se la Presidente Fantino stava a 4 piano l'avrei chiamata oggi. Mi avete detto Presidente, scelta l'attimo giorno che si sta parlando della chiusura di un centro anziano. È una cosa interessante, è una cosa che lei può dirci, può suggerirci, vista la sua esperienza dell'ex loro omicidio, ci può suggerire quale accorgimento o quale iniziativa possiamo prendere. Noi abbiamo detto un'iniziativa la più caricabile è il Consiglio straordinario. Che sia giusto, che non sia giusto, che magari non ce lo faranno fare per qualche motivo, noi però ci rendiamo l'impegno, credo che tutti i consiglieri siamo d'accordo, a presentarsi quel giorno, l'11 mattina, tutti quanti insieme, e fermare, come abbiamo fatto con la terra di Francesco Gentino, qualcuno c'è venuto, qualcuno no, siamo stati, qualcuno è stato, hanno preso i nomi dalla polizia, qualcuno no, però è servito anche questo a lei. Quindi io mi auguro, questa mozione non credo che ci siano problemi a non farla passare, perché è una mozione che non trovo stati, ne vanno soltanto la parte sopra l'impegno per farla rendere la politica, credo che non ci siano problemi. Io magari avrei aggiunto, forse ci siamo un po', forse nella fretta ci siamo un po' sbrigati a farla passare, proprio che di impegnare il Presidente ad attivarsi con il Presidente del Consiglio affinché convochi un Consiglio straordinario. Sarebbe stata una cosa un po' più forte, la stessa mozione sarebbe quel giorno, sì, il Presidente del Consiglio può convocare un Consiglio straordinario in quella stessa. Pertanto Presidente, non so se vogliamo aggiungerlo, oppure per voi la trascrizione, ci mettiamo noi, mettiamo andare al Presidente di attivarsi con lei affinché venga convocato un consiglio straordinario di 11 presso il centro anziani di Via Spezia. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pantofola. Non c'ho altri interventi. Ha chiesto la parola l'assessore De Villo, prego. Allora, intanto saluto i rappresentanti del centro anziani, con i quali ci sentiamo oramai dall'estate. Naturalmente penso di poter rappresentare la delega per rappresentare appieno quello che sappiamo che stiamo facendo già da tempo per risolvere il problema del centro anziani di Via Spezia. Sono molto contenta che oggi qui si stia per votare una mozione che serve assolutamente a supportare questa situazione, della quale ovviamente il municipio trova delle difficoltà, non essendo di diretta pertinenza del municipio la risoluzione di questo problema. Noi naturalmente siamo dietro, io da quando sono arrivata, insieme anche all'ex dirigente, la dottoressa Bigari, abbiamo più volte fatto degli incontri con il Dipartimento, con le rappresentanti dell'IPAB, per cercare di addivenire a questa conclusione, e il Dipartimento si è più volte dimostrato disponibile
a sistemare tutto quanto secondo una richiesta di locazione che proposta che è stata fatta all'IPAV, alla quale proposta però l'IPAV di fatto non ha mai dato seguito, non è stata fatta nessuna proposta dall'IPAV al Dipartimento. Quindi ovviamente è servito una, carteggi infiniti che durano ormai da svariati anni. Noi in questi giorni stiamo tentando comunque di frenare, se ce la facciamo, parlando direttamente con l'avvocato, con l'IPAV, siamo praticamente giorni che cerchiamo di parlare direttamente con il presidente, cosa che risulta piuttosto complicata, perché l'avvocato ovviamente ci ha detto che loro sono disposti a fermarsi se il presidente dell'IPAV esprime un parere favorevole a questo proposito. Anche stamattina stiamo ritentando, adesso riproveremo, ci hanno detto di chiamare l'ora di pranzo, vediamo se riusciamo a risolverla prima, più che altro proprio per riaprire questo benedetto tavolo che di fatto è stato chiesto e richiesto con, chiedendo una proposta, qua invece fondamentalmente quello che sembrerebbe è che vogliono soltanto andare avanti per riprendersi i locali senza dividere, senza una parte o non una parte, più che altro vogliono soltanto raggiungere questo scopo. Naturalmente noi siamo qua, saremo qui e saremo là martedì, cercheremo in tutti i modi di impedire che questo avvenga. Abbiamo preso contatti anche naturalmente con il Comune di Roma, abbiamo sollecitato la Regione perché ne ha di una diretta competenza. Vediamo quello che riusciamo a fare, se la risolviamo entro questa data fatidica, perché tra le altre cose le ultime comunicazioni non sono arrivate neanche per conoscenza al municipio, sono arrivate direttamente al centro anziani. Quindi insomma, però ben venga un'azione che ci metta nella posizione di frenare tutto questo e di dire che il municipio ovviamente è nelle condizioni di supportare gli anziani, perché sappiamo benissimo peso che hanno in questo momento storico, tra l'altro molto complicato, in cui gli anziani stessi stanno in condizioni anche economiche e sociali molto più complicate e a rischio di gravi momenti di solitudine. In più il centro anziani di San Giovanni in questo momento sta accogliendo anche parte del centro anziani di Villa Fiorelli, quindi insomma la necessità di mantenerlo in piedi è fondamentale. Certo, purtroppo nelle vicinanze noi non abbiamo rintracciato dei locali che possiamo in qualche modo mettere a disposizione spostandoli da un'altra parte. Valuteremo con l'ufficio patrimonio se questo è possibile, però penso che la battaglia principale sia quella di restare dove adesso stanno. Quanto al resto, insomma, mi fa piacere che oggi si faccia questa discussione e che si... Quanto alle carte e a tutto, io sono ben disposta a lavorare insieme ai consiglieri e a condividere le carte che ho naturalmente per fare insieme un lavoro di concorda, perché non ho visto nessuno dei consiglieri venire da me a chiederle. Questo è quanto e spero che tutto si risolva per il meglio. Grazie. 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 Sì, Presidente. Io ho assistito allo show del consigliere Tutino, che mi ha profondamente offeso, come ha profondamente offeso tutti i consiglieri che gli stanno alle spalle, ma penso che si sia offesa tutta l'Aula. E io avrei visto con piacere se lei come Presidente dell'Aula avesse censurato immediatamente il comportamento del consigliere Tutino, che è anche il vicepresidente vicario e da oggi non ha più la mia fiducia per il comportamento che ha espresso in aula, visto che il consigliere Tutino ha espresso in maniera deplorevole per 3 volte apprezzamenti, e le cito tutti, quello di aver accoltellato alle spalle una sua proposta, che penso sia normale dialettica del Consiglio, votare o non votare. Nella dialettica si parla. Poi
ha in ultimo anche detto che oggi 8 marzo abbiamo fatto un regalo alle case farmaceutiche, noi, cioè una cosa di una contro le lavoratrici, contro e in più e in più. Non tutto PD. La mancanza no? Da parte del PD di sensibilità. Non tutto il PD, Presidente. Non devo censurare. Dopodiché, è la cosa anche più importante, Presidente, mi scuso, io mi prendo un po' di più perché sono interrotto continuamente, ha insinuato nei confronti del consigliere Cugliotta ipotesi vaghe e profondamente lesive nella persona del consigliere Cugliotta, che anche facente funzione che ha fatto un quesito. Il che, il suo quesito è per favore, commenti si commentano sulla pezza, per favore. L'ultima volta che ha fatto la censura. Il suo quesito è fortemente deplorevole. Ok? Dopodiché mi dispiace, concludo, che come il film La grande bellezza che adesso ha vinto l'Oscar e così disegna, immagina, fa vedere anche una parte di decadenza della una parte della civiltà, della società romana di Roma, della borghesia in questo caso, il consigliere Tutino nelle stesse vesti rappresenta quello che è purtroppo la decadenza della politica. Grazie. Allora, passiamo al... Non credo che ci sia per fatto personale. Credo per fatto personale. Vabbè, 2 minuti consigliere Tutino, per fatto personale. 2 minuti. Allora, per fatto personale, Presidente, io non ho insinuato nulla sul consigliere Cugliotta, ho posto il quesito se egli come dipendente ASL possa votare una mozione che riguarda la ASL e che rileva un comportamento scorretto in quanto a informazione sui vaccini da parte della ASL e ne richiede invece un'informazione completa. Per quanto poi riguarda la grande bruttezza a cui abbiamo assistito, per citare quanto è stato appena detto, questa grande bruttezza riguarda il fatto, Presidente, che io ho rilevato, parlando di accoltellamento, la mancanza di un dialogo e quindi di uno scambio e un'azione perpetrata alle spalle. Questo si intendeva e questo si intende. Poi, Presidente, continuando su questo fatto personale, c'è un aspetto che devo precisare. Io non mi sono rivolto a tutto il PD perché una parte del PD, anch'essa fuori moda, si accorge di dover tutelare i diritti dei lavoratori, il loro diritto ad una completa informazione in termini sanitari. Per favore, consigliere Troppi, ognuno si assume delle proprie parole. Siamo abituati. Sempre sul fatto personale, io rilevo di non aver fatto appello ciò a tutto il PD, ma a quella parte del PD, a quella parte del già concludo che il tempo sta. Ma per concludere io devo parlare. Per favore, consigliere Pinocchio, la prego. Consigliere Pinocchio, il tempo sta. Ma mi sono rivolto alla parte del PD che risponde, se posso, i 20 secondi da quando partono. Per favore, lo facciamo finire, per favore. Prego. Confesa all'auto.
prego, signor Dio, concluda. Mi sono riferito a quella parte del PD che dimentica di dover difendere lavoratori, lavoratrici e donne e che finge di approvare delle mozioni sull'8 marzo. Passiamo alla votazione. Allora, dichiarazione di voto sulla mozione. Consigliere Madrona, la prego. Non faccio polemiche. Tre minuti, dichiarazione di voto, per favore. Alzo le mani, non faccio polemiche, anche se mi sono sentito un po' leggermente. Non lo dico. Arriviamo al punto. Allora, qualcuno mi ha detto, ma possiamo fare un consiglio straordinario in un centro anziani? Ebbene sì, lo abbiamo fatto al locale dei girasoli quando stava chiudendo, se vuoi ricordare, vecchi consiglieri, lo abbiamo fatto al centro anziani a Troietta quando c'erano problemi sulla ricezione, sui locali e tutto quanto, l'abbiamo fatto in una scuola, quindi credo che non ci siano ostruzionismi da parte di nessuno per fare questo consiglio straordinario. Annuncio che adesso che il voto deve essere un po' più veloce, che il voto favorevole di Forza Italia a questa mozione, pertanto ribadisco l'invito Presidente ad attivarsi immediatamente affinché venga convocato questo consiglio straordinario in loco, reperisca le segretarie, che non ci siano problemi sugli orari, tanto dobbiamo fare la mattina, quindi durante l'orario d'ufficio. Pertanto chiedo al Presidente la sua presenza, anche io chiederei una presenza un po' più alta, il sindaco di lui. Ha detto qualcosa di male? Siccome riguarda un centro anziano e siccome noi facciamo parte di un municipio dove c'è un nostro presidente, ma di solito del presidente abbiamo un sindaco di tutti noi, votato o non votato, però è il nostro sindaco, anche se sta perdendo consensi, però è sempre il nostro sindaco. Pertanto io le chiederei, giustamente signor Presidente, se è il caso di essere presente almeno oltre all'assessore ai servizi sociali, anche l'assessore ai servizi sociali del Comune, e ancora di più, perché è importante, lo sapete, gli occhiali, le mani, gli occhiali, è importante. Però è un po' difficile. No, magari si può fare, in assenza di un assessore nostro, chiediamo la presenza di un assessore del Comune. In assenza del presidente Fattino, che può succedere, possiamo chiedere l'alternativa alla presenza del sindaco di Roma. Possiamo farlo? Io penso che se si attiva il presidente del consiglio di municipio si può fare. Pertanto annuncio che da adesso il voto favorevole di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Grazie consigliere Madonna. Grazie. Consigliere Lattaca, prego. Grazie Presidente, noi come lista civica voteremo ovviamente favorevolmente, lista civica Marino, voteremo favorevolmente a quest'atto, l'ha anticipato prima il collega Matronola. Ha anticipato il fatto che in settimana aveva commentato un po' criticamente, ma l'ha detto lui stesso, quindi non praticamente alcune questioni legate al centro anziani, e il collega Madonna potrà testimoniare che personalmente invece ho detto, non perché tu pensassi che non fossero utili, ma insomma ho sottolineato no, non c'era nessuno. Consigliere Madonna, devi parlare tutta l'aula, non la consigliere Madonna. Per favore. Dicevo, ho invece sottolineato quanto secondo noi siano fondamentali, ma credo secondo tutti i presenti, invece è fondamentale il servizio svolto dai centri anziani per una buona parte della nostra cittadinanza. Quindi ripeto, voteremo favorevolmente su quest'atto perché forse insomma un po'
inesperti, siamo tutti alla prima consigliatura come lista civica, quindi cerchiamo sempre di votare sul singolo atto e non di votare gli atti per votare altro, quindi il nostro voto sarà pienamente e decisamente favorevole a questa mozione. Grazie. Grazie. Consigliere Giuliano, prego. Allora, siamo come Fratelli d'Italia favorevoli a questa iniziativa. Vorrei ricordare solo due cose, approfitto dei 30 secondi che ho. Caro Presidente del Consiglio, le suggerisco di chiedere all'IPAP se si può fare un consigliato, una struttura pubblica. E ovviamente ricordo all'assessore, ne approfitto anche per fare questo spot, di portare a termine quella delibera della scorsa consigliatura sull'attuazione degli ultimi 4 centri anziani, perché come hanno bisogno loro di esistere, hanno bisogno anche altri di avere spazi per potersi ritrovare. Grazie, consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà favorevolmente alla mozione, voterà senza se e senza ma, soprattutto senza doppie finalità occulte che possano nascondere altri interessi, ma la votiamo per quello che è, per quello che significa e per quello che rappresenta. La votiamo perché indubbiamente è un centro anziano che offre un servizio al municipio anziché riceverlo, è un centro anziano che dà assistenza fiscale ai cittadini del territorio ed è un beneficio per tutto il municipio e per tutti i cittadini che vi abitano intorno, per cui voteremo pienamente questa risoluzione per dare forza al lavoro della Giunta che già ha avviato fin dall'estate un lavoro tramite la Regione Lazio di Libabas per risolvere la questione dell'allocazione e supportiamo il lavoro dell'assessore De Villa approvando questa risoluzione, mi auguro, all'unanimità. Grazie. Grazie, consigliere Lancia, prego. Partito di maggioranza relativa ritiene indispensabile conservare questi locali per i centri anziani perché tutto il quadrante è sotto stress per quel cocantiere di metro, c'è anche il centro di Villa Fiorelli la cui ricostruzione stiamo seguendo da vicino da giugno per far sbloccare i lavori, quindi per noi i centri anziani sono importanti e quindi diciamo, appoggeremo, votiamo favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono? No. Allora, prima di passare alla votazione, siccome il consigliere Tutino ha fatto diciamo, un nostro consiglio, io rispondo, per quanto di mia competenza rispondo, che il consigliere Guidotti è un semplice dipendente della ASL, non è né socio né azionista di nessuna azienda, né privata, né semplice dipendente, quindi ha tutto il diritto di discutere, votare. Questo è quanto per quello che è. Poi accetteremo meglio questa cosa. Allora, passiamo alla votazione. Godia. Grazie. Passiamo. Allora, chi è favorevole? Allora, la mozione è stata approvata all'unanimità con 22 voti favorevoli, quindi non ci sono né contrari, adesso prima di consigliere, prima di andare via, la consigliera Lozzi voleva fare una comunicazione. Comunque il consiglio è chiuso. Sì, volevo approfittare della presenza di tutti per chiedere a ciascun gruppo di valutare la possibilità di inserire nelle commissioni consigliari il tema della sicurezza, della legalità e delle pari opportunità, visto che sono temi che si stanno, cioè sicurezza e legalità sta emergendo in maniera forte, soprattutto nelle zone extra-gra, e quindi avere una commissione dove poterne parlare, anche se non c'è una competenza che è importante, e idem per le varie opportunità, così non ci accusano e parliamo solo delle donne poi. Ok? Pensateci e cerchiamo di fare questa cosa, grazie.
Grazie.